Allora, incominciamo subito con la prima relatrice, viene da Roma ed è un'esploratrice dell'anima e dei mondi sottili. La sua anima entra facilmente in connessione con una memoria universale, un dono innato che le consente di unire il cielo e la terra, fluendo in una dimensione d'amore incondizionato, dove la vibrazione dell'anima si espande. Da oltre 10 anni si dedica a far emergere il potenziale dell'essere umano nella sua vera essenza. La conferenza che lei oggi ci proporrà parlerà delle memorie dell'anima e la dimensione dell'Akasha. È una cosa che nuova, devo dire, perché ad esempio io ho sempre visto ho sempre sentito parlare di questo, ma mai che nessuno la proponesse in una maniera così particolare. Vi dico due cose riguardo a questo. In sanscrito significa etere o spazio, è il primo dei 5 elementi base dell'intero universo, il vuoto che permette agli altri di esistere e di manifestarsi. Akasha è l'onnipresente esistenza che pervade tutto. La parola Akasha si utilizza per nominare un piano di coscienza cosmica che funge da archivio, nel quale si registrano tutte le situazioni, i pensieri, le emozioni, le parole, le intenzioni, e anche le azioni di un essere, dalla sua separazione dalla fonte fino al suo ritorno definitivo al punto di origine. Contiene quindi l'intera storia di ogni anima, sin dall'alba della creazione. Signori, vi presento Lucilla Menici. Grazie a tutti. Sono molto emozionata perché è la prima volta che partecipo ad un convegno organizzato da Slavi, che ringrazio profondamente, ciao Slavi, e quindi iniziamo questo viaggio, questo excursus che io porterò, che si basa fondamentalmente sulla mia esperienza, si basa fondamentalmente sulle... L'esperienza che porto da circa 20 anni e che quindi in questi anni mi ha permesso di veramente esplorare tantissime storie, tantissime anime terrene che siamo noi, e quindi tutto quello che sentirete oggi non vuole portare una verità assoluta, perché a mio avviso la verità assoluta forse non esiste neanche, però vi porto una mia verità, quindi la certezza e l'affermazione con cui parlerò è proprio perché per me è così perché l'ho sperimentato, lo vedo, lo vivo, lo sento da tantissimi anni e quindi oggi per me è diventato verità, ok? Quindi toccherò chiaramente degli argomenti in maniera molto leggera perché ci sarebbe un mondo da dire su questo, però qui è proprio lo scopo di accendere una riflessione, no? Portare magari una consapevolezza diversa, qualcosa che chiaramente poi ognuno prenderà. Quindi le memorie dell'anima e la dimensione della Akasha. Partiamo subito da un dato scientifico che mi ha accompagnato quando ero giovanissimo, sono giovane uguale, però quando ero ancora più giovane, che mi ha permesso di addentrarmi proprio nella sfera delle memorie su una base più appunto scientifica, e trovai questo, ovvero i ricordi sono permanenti e vengono conservati nella memoria. Possono essere recuperati senza limite di tempo. Dovete sapere che io ho frequentato l'università di psicologia per breve tempo, poi sono fuggita, perché ho capito che non era quello il mio scopo. Mi sono resa conto che poi la laurea per me poteva essere un ego, e quindi mi sono detta, ma no, io devo andare su altre vie. Però questo lo trovai proprio su un libro scientifico di psicologia, e quando all'epoca dissi al professore senza limiti di tempo, io già ero andata nelle vite precedenti, ma chiaramente
non si può toccare un qualcosa di così sottile, di così invisibile su una scienza che è quella appunto della psicologia, e quindi sono stata rispedita a casa con le mie domande. Ho scoperto chiaramente poi altro, una ricerca, come diceva prima Lorenzia, che ringrazio per la presentazione, sono proprio una ricercatrice e un'esploratrice dell'anima. In qualche modo è come se volessi sempre andare avanti, e quindi sono andata avanti. Il nostro passato quindi non ha nessun tipo di limite di tempo. Sul tempo potremmo aprire un altro dibattito, ma vado avanti, perché è interessante anche affrontare il tema del tempo. Però da qui chiaramente si apre un mondo che sconfina gli schemi temporali di questa dimensione. Partiamo con un dato che non è che lo dico io, è abbastanza riconosciuto, che noi abbiamo tantissime memorie, e chiaramente qui le attraverso fluidamente e velocemente, che possiamo rappresentare con le memorie familiari, le memorie cellulari, le memorie degli oggetti, le memorie dell'anima. E qui arriviamo, ci addentriamo all'argomento, perché siamo parte di un tutto. E questo tutto, nell'antichità, è stato spesso ritrovato, quindi ci sono stati dei nostri avi che hanno tantissimi anni fa, hanno già avuto questo sentore, che appunto c'è un qualcosa che abbraccia completamente, ci permea, e che viene proprio definito con il termine Akasha. Ora, l'Akasha, come già è stato detto all'inizio, è un termine che in sanscrito significa proprio etere, spazio. E sull'Akasha chiaramente c'è tanto da dire. Io mi sono mantenuta nel portare delle informazioni che ci ricollegano a un mondo più antico, e parlo della dimensione dell'Akasha. Quindi Akasha è, come ha detto prima nella presentazione, viene considerato dal mondo, dal popolo induismo, dagli indù, come uno, addirittura il primo elemento che poi apre agli altri. Quindi noi conosciamo i nostri quattro elementi, in realtà ce n'è un altro, che è l'Akasha, l'etere. E ripeto, l'etere è l'onnipresente esistenza che pervade tutto. Questa parola si utilizza per nominare un piano di coscienza cosmica che funge da archivio. E poi ci arriviamo anche qui. Vorrei per ora mantenermi proprio sulla dimensione dell'Akasha, sulla dimensione dell'etere, di questo elemento che comunque ci coinvolge, perché ci siamo dentro. E quindi da qui chiaramente si possono poi aprire tante altre porte sottili, che ci porta ad avere una conoscenza più profonda di noi stessi. E il filosofo fondatore della società antroposofica, che si conosce, insomma, abbastanza famoso, no? Steiner, crede che gli esseri umani abbiano la capacità di percepire l'informazione oltre il mondo materiale. L'uomo può penetrare nelle origini dell'eterno, delle cose che svaniscono con il tempo. Un uomo amplia il suo potere cognitivo se non si limita alle prove che si riferiscono alla conoscenza del passato. Poi può vedere negli eventi, di ciò che i sensi non percepiscono, quella parte che il tempo non può distruggere. Egli penetra dalla storia transitoria a quella non transitoria. Questa storia è scritta con caratteri diversi da quelli della storia ordinaria. Nella gnosi e nella teosofia si chiama cronaca della Akasha. Colui che ha acquisito la capacità di percepire il mondo spirituale
arriva a conoscere eventi passati dal carattere eterno. Questi non si trovano davanti a lui come testimonianza morta della storia, ma appaiono pieni di vita, in un certo senso quanto è successo avviene davanti a lui. Cronache della cascia. Come vedete, ancora non parliamo di registri, stiamo sempre nella dimensione della cascia, perché la dimensione della cascia va oltre. Ci porta a esperire l'elemento che per molti è primario, che è quello dell'etere, e che ci permette di entrare in una conoscenza ampia di noi. Quindi paradossalmente siamo molto limitati se ci limitiamo ai quattro elementi. In realtà noi possiamo vivere l'altro elemento, che è la cascia, un elemento che ci permette di entrare in una connessione di quella parte più energetica, più spirituale che alberga in ogni essere umano. È come se il messaggio della cascia, oggi tornato di gran lunga anche di moda con i registri akashici che affronteremo più avanti, ci riporta però alla consapevolezza che ognuno di noi, come vive gli altri quattro elementi con molta naturalezza, può vivere anche l'etere. E questo perché? Perché comunque noi, cioè l'essere umano, quindi il sistema uomo, è fatto anche di questa capacità naturale di entrare nell'etere, perché è parte dell'etere. E quindi non c'è un'entrata vera e propria, si tratta di espandere un po' di più la nostra energia. Perché alla fine la finalità di tutto questo è che la nostra spiritualità è veramente un mezzo di comunicazione potente che ci unisce al tutto, ci unisce al tutto. Quindi noi, attraverso la scuola di parapsicologia di Slavi, attraverso la cascia, attraverso altre chiaramente sfere di conoscenza, alla fine andiamo tutti qua. È un imbuto. Andiamo tutti verso la esplosione di noi nell'essere spirituale, perché l'essere spirituale, che siamo tutti, però dobbiamo svilupparla, chiaramente ci porta ad unirci al tutto e quindi ad entrare nella dimensione della cascia, che è una dimensione che regna l'amore incondizionato, regnano delle frequenze altissime che ci danno veramente una pace diretta che arriva al cuore, ci immerge subito quando si entra veramente in contatto con la dimensione della cascia. E quindi è una dimensione meravigliosa che tutti noi possiamo accedere, possiamo provare, possiamo scoprire. L'essere vibra nel qui ed ora. Se vado indietro mi decentro. La conoscenza è importante. Va bene conoscere le nostre memorie per sbloccarle, per lavorarci, va benissimo. Però non dobbiamo mai perdere l'attenzione sul nostro essere oggi, che chiaramente è un insieme di tanta roba, tanta. Per quello dico, se si entra poi nel loop dei registri, l'ha detto prima Tesla, mi sembra, è l'infinito, la ripetizione, non se ne esce, è un loop. Chi ero stata, ok, va bene, poi vedo un altro, ero stata anche questo, ok, va bene, pam, 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 pam. E si entra in un film, appunto, Matrix, no? Quindi anche il discorso del karma è un discorso importante che non tutti sono pronti a ricevere. Il karma è una sfera da non sottovalutare, ma non tutti hanno quella prontezza nel capirlo, comprenderlo. Io ho conosciuto gente che, avendo io fatto appunto delle letture del karma, che dopo 3 anni ancora non hanno compreso. Cioè, perché? Perché la concezione pure del karma
è complessa da assimilare per noi occidentali. Quindi sicuramente siamo tutti invitati a fare delle buone azioni, indubbiamente, al di là karma o non karma. E chiaramente ci unisce al tutto senza confini, senza confini. Cosa che invece magari l'elemento akashico, è la riflessione che ho fatto prima con molta veramente autenticità con voi, essendo un elemento mi fa sorgere delle riflessioni, no? La nostra anima unita alla nostra personalità è un ponte che ci collega al mondo spirituale.